Allora, tutti ragazzi, qui da Box, oggi siamo sulla nuova fantastica puntata di Need for Speed 2015 per PC. Siamo nella terza puntata, ripeto, lo sto registrando di seguito, quindi non so, i vostri commenti, non so assolutamente nulla, non so se vi piace o se non vi piace, ma continuerò per forza, perché a me piace davvero molto. Non sono andato avanti nell'ultima partita, lo sto registrando quindi di seguito, eravamo arrivati che dovevamo fare una bella missioncina, così. Un seguimento, ma su che cazzo. Termina tra i primi due della competizione Konami. Va bene, Fra, va bene. Sai, c'è in ballo parecchio. Abbiamo appena cambiato l'iniezione, abbiamo un po' più di cavalli. Dovremmo riuscire quindi a giocarcelo un pelino meglio. Rispetto alle prime volte è davvero migliorata molto questa Civic. Quella roba lì si dovrebbe demolire. Si dovrebbe andare un pelino meglio rispetto, vabbè, alla prima volta che l'abbiamo comprata, quindi stock è cambiata totalmente. Adesso va veramente veramente forte. Riesco a dar via parecchia gente con questa, anche a livello online. Ogni tanto mi sparo qualche partitella online. E devo dire che forse è una delle macchine più potenti che c'è adesso a livello Need for Speed. Parlo di PC, eh. Hopla. Opla. Dai. Dovrebbe fare 283, dichiara il gioco là, eh. Speriamo di riuscire a farcela. Bene. Senti che musichette che ti tirano su, mamma mia, che colonna sonora fantastica. 270 qua è importante, eh. Vai, 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 di qua, Fra. Così ci mettiamo un secondo ad arrivare. Sono curioso di vedere se arrivo tra i primi due, sblocchiamo delle robe tuning, da quello che ho visto. Anche se a me interessano più che altro i soldi, perché voglio comprarmi il Lancer. Col 4x4, allora lì qua si può giocare davvero davvero bene con Lancer. Ah, è diminuito. Va un pelino meno. Ci arriva prima, ma va un pelino meno. Ci vorrebbero le mani la settima un pelino più lunga. Dai, 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 dai. Ok. Perfetto. Sta andando bene, sta andando abbastanza bene. Porca bastarda! Una bella bottarella, devo dire, eh. Ci siamo finiti giù nel mare. Ma in combustione in prima. Mi aspettavo che girasse un pelino più alta, come macchinina. Devo dire, 8000 giri non è male, assolutamente. Livello 11, signori. Livello 11, abbiamo sbloccato un bel po' di roba, forse. Qualcuno con qualche macchinetta c'è? Non ho la macchina adatta per la competizione derapata. Non ce la posso fare con questa. Là. Non hai paura. Vabbè, ma per forza, c'è una trazione posteriore, sta tizia. Vediamo un po'. Se riesco a vincere con trazione anteriore, ragazzi, sono un mito. Dai. Qua è un bordello, è pieno di gente. Dai,
Dai, dai. Ami anche spingere. Dai. Che non devo arrivare per forza prima, certo. Mi farebbe piacere arrivare tra i primi. Ho troppo poco di stacco, mi demolisce. Ok, grande. Oh. Poi è pieno di gente, guardate che bordello! Se avessi preso il Subaru qua demolivo tutti. Meno male, eh? Certo, magari non li demolivo mai nella vita. Diciamo che ho fatto un buon punteggio per avere un anteriore, eh? Ho demolito tutti. Ho vinto, signore, ho vinto! C'ho il cazzo duro giù. Ho vinto, mannaggia a voi, mannaggia. Aggiornamento sulla mappa, bene. Il battito della città, facile. Corri il più veloce che puoi e termina entro il tempo. Secondo me ce la faccio anche così, eh. Secondo me ce la posso fare anche così, è già bella. Così è già bella spinta, è la mia. Corri il percorso verso qua, termina dentro il tempo e traguardo per vincere. Secondo me posso farcela. Perché spinge Civic, che finora ha un buono spunto, eppure è lavorata pure al massimo, tranne le sospensioni che sono arrivate. Quanto ho? 1 minuto e 54. 4 km. È dura, eh! La musichetta, che pezzo duro, cazzo duro. Dai Civic, dobbiamo vincere un po' di soldini, che poi un po' ti rimpiazzerò con Lancer, dai. Ma guardate che ci sono anche i BMW per strada come civili. Ho fatto davvero bene, eh. Un po' piccola come mappa, avrei preferito una mappa doppiamente più grossa, ma tipo The Crew, The Crew ha una mappa che è spettacolare. Forse, ripeto, The Crew, se avesse questo tipo di tuning, sarebbe il gioco perfetto. È veramente eccezionale. Devo dire, veramente eccezionale. Sono uscito abbastanza forte, non troppo. Ce la posso quasi fare, eh. Mamma mia, che curvette che ti ho tirato su. Ah, porcella. Va bene. 0,5 volte la velocità della luce. Grande, abbiamo vinto pure questa. Livello 12. Stiamo salendo bene, eh. Nuova gamma disponibile, kit carrozzeria acquistabile ora in negozio. Spike. Ho vinto pure questa, fra. Cazzo, cazzo. Dov'è la viola? Medio. Qua secondo me gli dovrei dare un ritocchino. Tutti medi. Non mi dice niente. Più corto da là. Vediamo quanti soldini ho. Magari ci esce un Lancer. Anche se il kit carrozzeria mi ispira. Oddio, che fatica, signori. Quanti soldini c'ho? 29. Quanto mi costa il Lancer? Quanto mi costa il Lancer? Dopo il Lancer cosa c'è? 35,9. Oh, Madonna, Subaru Impreza 5,16, 5,53. 13 BMW M3, eh? 2,38, 2,83. Questo anche mi spiace.
38, 35, no, vabbè, oh, aspetta. No, mi piglio un bel kit come piglio io di carrozzeria solo. Nessun ricambio disponibile, bene. Si vede che non ho un kit carrozzeria, non c'è nessun schifo, va bene. Usciamo, ci spariamo ancora una bella garetta. Ancora due, se riusciamo. Soprattutto sono proprio gli spostamenti che mi rompono le balle. Dovevo fare un sacco di strada per nulla. Però sono curioso di vedere se il medio, con un livello medio, riesco a darci sotto. No, mappa. Ah, ce l'ho già. Sto albero è meglio che lo tolgono, eh. Un po' di tosse, mal di gola oggi, mamma mia. Beh, sono solo 4 km. Madonna se va, non me lo ricordavo adesso così forte sta Civic. Bello, dammi un 13, madonna, dammi sto 13. Ah, sono all'inizio del 12 ancora. Non so cosa devo fare in quella gara là, con il Nerone gigante. Però sono curioso e ci andrò. Poi per il resto potrei anche continuarmene io da solo, però mi dispiace non farvi vedere queste gare, perché d'altronde con i soldi che ho riesco comunque a comprarmi delle belle macchinine più avanti. Sto pensando se ogni volta farvi vedere una macchina diversa, cioè delle missioni una volta di macchine diverse, oppure seguire nettamente il gioco senza registrare nulla a telecamere spente, quindi senza giocarci meglio, solo come ho fatto con Far Cry, che l'ho praticamente finito in 6 puntate perché ci giocavo delle ore da solo. Mi ero innamorato di quel gioco lì comunque. Dai, prossimo gioco dopo di questo, Dying Light. Beh, lo devo fare perché mi piace davvero molto. Scusate, ma qua lì c'è il simbolo di una macchina, che cazzo è? Cazzo è questo simbolo di sta macchina? Ah, raccogli il ricambio gratis. Ora fa anche di serie larghe per Golf GT. Non ce l'ho il Golf GT. Ah, magari posso trovare qualcosa anche per i miei. Dai, ci siamo. Dai, non abbiamo paura, non hai paura, non mollare. Posso passare? Non era previsto che ci fosse il muro. Accedi all'uomo. Cutscene. Bell'assetto rigido come piace a noi. Cos'è successo? Grazie per avermelo fatto vedere, eh. Ah, grazie, utile soprattutto. Ehi, ciao. Mostra posizione sulla mappa. Sono 25.000 km. 11 km, ma Dio santo. Vabbè, dai, facciamocela. Ormai siamo qui, siamo a 13 minuti. Ce la facciamo, dai. Non abbiamo paura. La cosa brutta è che devo sempre farmi sti viaggi lunghissimi di chilometri e chilometri e chilometri. Non li trovo sensato, potrebbero darci un viaggio rapido o qualcosa del genere, molto più comodo. Cos'è successo? Perché ha fatto così? Non lo so. Dai, non hai paura! Dai, guardate sto infame! Ma poi dove cazzo girava? Che non c'era, non c'è niente da girare qua. Ah, proprio ho fatto una foto pure. Mi recupero l'alto, vado nettamente più forte di molti, eh. Buon.
Mamma mia signore, che godura avere la macchina che va più di tutti. Dai, 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 non hai paura. Due ottanta fissi. Cazzo, era l'altra parte. Madonna, la prima, seconda e terza sono improponibili. Dai, dai, dai. Bella anche la pop-off che hanno messo, è il puff, puff, puff. Ah, qui l'ho fatta la gara, bene. Cazzo. È andata bene, è andata proprio di culo. Madonna, che musichetto, tutta trap questa, eh. Bella, bella, sì. 5 km, madonna quanto è lunga. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, ma non è normale che possa, che il traffico sia così, quel porcello impestato. Come mai si è girato così questo? Che senso ha? Per rendere più pepata la cosa, buttaci più polizie invece che fare queste cose. Ma vabbè. Sicuramente faranno degli aggiornamenti, sicuramente. Dai. Superiamo il furgoncino. Se girava anche quelli bestemmiavo in diretta. Io bestemmio qui in diretta, basta. Basta. Alta velocità, ci facciamo un bel po' di punti. È abbastanza facile salire di livello, devo dire. Più o meno. Siamo già a livello 12. Fai tu. Turbo sempre in picco, molto bene. Non so quanto posso durare in realtà un motore così pompato, sinceramente. Comunque ci arriviamo in fretta i 280, ci vorrebbero le marce un po' più lunghe. Dai, 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 dai. Non vedo l'ora di pigliarmi il Lance, un bel 4x4, bello veloce, bello rapido, belle accelerazioni. Utile anche per il drift. Cos'è questo? Non serve un cazzo sto tasto sul joystick. Là. Non male gli occhi. Sono vecchio, signori, sono vecchio. Ok, lasciare il segno. Vince la gara sprint con Amy. Ok, tieni d'occhio il contagiri e andrà tutto bene. Stai tranquilla, sì, guida da un po', eh. Perché loro li fanno partire sempre così avanti? Andiamo uguali. 8 km di gara, sarà divertente, dai. Madonna, musichette stile Underground 2 queste. Ti prendo. Ti prendo. Non ho paura, è un Silvia. Ho messo. Dai! Mi bruciano gli occhi, mannaggia la Pentecoste. Abbiamo già fatto 2 km in 40 secondi. Dai, che per i 20 minuti di registrazione abbiamo finito anche questo, fra. Ci siamo, stiamo andando abbastanza bene, devo dire, eh. Quindi non ce n'è per nessuno contro sta Civic. Per nessuno! Ce l'abbiamo veramente troppo duro il turbo, veramente, troppo grosso sto turbo. Impressione ogni macchina è paragonabile a un'altra, quindi perché si può potenziare una macchina a livello simile in questo gioco qua, in poche parole. Yo, sono Manu. Ciao Fra. Se Spike comincia a darti sui nervi, conosco un posticino dove divertirci. Non è lontano. Baci quando hai finito le tue cose. Va bene. Ci vediamo là. Ciao Fra. Questa gente non lavora, non fa un cazzo, non dici lavoro, gioco, corro in macchina, beh ci sta anche. Forse sono uno dei giocatori più veloci che c'è sul gioco per ora, penso, con sta Civic. Perché uscendo, essendo uscito da poco. Sono già in. Cosa cazzo è successo, zio canale? Rovesciato, mi c'è. Ah, frate. Meno male che avevo un po' di margine, se no ciao, eh.
tutto infame. Vado di più io. Poco, ma vado di più io. Pipipituma. E l'ultimo. Oh. Bam. E ho vinto anche questa. Come un razzo, velocità da lacrime. Dai. Va bene, zi. Adesso vado a mi sposo a comprarmi il Lancer. Dimmi di sì, ti prego. Dimmi di sì, ti prego. Posso vendere poi il questo coso. 36.000, oddio, oddio. Con 36 e 3 mi posso comprare questa che va nettamente di più. 4 e 36. Potrei quasi quasi comprarmi questa. 2,83. Se scalai anche spinge, eh. 36 a 3 mi piglio un bel BMW M3. Vedi, per sé su carta meglio questa. Che dite? Compro questa. Vediamo un po'. Posso venderla questa, la Civic non posso venderla, o sì? 25.000, no fra, non posso venderla, dai. Kit carrozzeria c'è pure. Madonna che tamarrata questa, dai, non hai paura. Anche se penso, questa qua dovrebbe andare un pelo di più del mio Civic. Sono curioso, curiosissimo. Vediamo un po', non so se hanno già il turbo, ste cazzate queste. Elaborata può fare bene, per adesso ci continueremo a usare il nostro bel Civic per tirare su 4 soldi, direi assolutamente sì. Mi piace moltissimo il rumore. Non mi piace molto il rumore, chissà se mi ridanno i miei soldi. 23.000, no, ne vale proprio la pena. Volevo uscire dal gioco, ma vabbè. Ok ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Come se lo lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, come vi trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, di farlo immediatamente. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Pop.